Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Come vedete, quest'oggi dopo tanto tempo torno a fare video e sono circondato dalla libreria. Infatti ne ho prese tre da Ikea, sono le Billy. Questo non sarà video collezione, ma volevo informarvi che in questo video sarà un vlog, vi parlerò un po' di quello che è successo quando non ho caricato video. E però prima di cominciare a registrare, giustamente io devo mettere un po' di fumetti che ho portato da casa. Per farvi un'idea, ho due sacchetti così pieni, queste scatole piene, aria che va via, lo zaino della palestra pieno, queste altre scatolettine e questo sacchetto. Perfetto, questo è una piccola parte della mia collezione e ora mi metterò a sistemare la libreria, poi mi faccio giustamente la barba, ceno e ritorno, ci vediamo dopo, ok? Tra poco. Eccomi ragazzi, purtroppo sono passati un po' di giorni dall'ultima clip, infatti è stata una settimana devastante. Sono stanco oggi, finalmente sono a casa, non ho chiuso. Siamo a sabato sera, sto aspettando che arrivi davvero. Intanto volevo mostrarvi in modo molto rapido come sta venendo la libreria dopo che ho messo tutte le cose che ho portato. Che a proposito, io mentre sistemavo la libreria mi ero accorto, scusate, sono troppo vicino, che mi mancava il numero 29 di The Seven Deadly Sins. Non so nemmeno io perché, eppure l'ho letto e niente, l'ho ricomprato. Adesso infatti dopo sistemo alcune buste che ho dovuto buttare. Qui in camera c'è un po' di casino, ma qui in basso c'è aria, come potete vedere. Qui c'è arietta. Aria. Forse si è arrivata davvero. E qui in bagno c'è la sorellina di Aria. Julie, in realtà il nome che gli ha dato la volontaria, siamo ancora indecisi se mantenere Julie o chiamarla o Yona o Padme, stiamo ancora vedendo. È una gattina di 6 mesi, se riesco magari vi metterò la foto o in questo video nel prossimo ve la mostrerò, perché in teoria c'è Alex che sta vedendo la volontaria che domani dovrà montare, comunque magari in teoria tra domani ne dovremmo farle conoscere. Diciamo che sono già semi incontrati e non è andata benissimo. L'altra gatta ha soffiato ad Aria ed Aria le ha ringhiato, giustamente. Erano entrambe un po' stressate. Comunque, questo è un vlog, era un po' per farmi rivedere il mio bel faccino o brutto faccione, come volete chiamarla. Perché, come avete visto, è da un po' che non registravo video. Questo perché semplicemente mi si era rotto il computer. E rompendosi il computer, la telecamera, e rompendosi il computer non potevo più editare. E per questo motivo non ho registrato niente, ho messo tante storie su Instagram. Ragazzi, vi ricordo che se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo, cercatemi SpiderTony88 e seguitemi, perché lì carico veramente tante storie. Volevo approfittarne per rispondere a un paio di domande che mi sono state fatte su Instagram, perché infatti avevo messo l'icona se volete farmi qualche domanda. Fatemela. La prima domanda che mi ha posto è stata: hai mai seguito una dieta specifica? Non so se ti riferisci a diete chetogeniche, diete iperproteiche, diete ipocaloriche, diete di ipocarboidrati. Diciamo che ho sempre seguito negli anni una dieta classica che ti danno quando vai a fare la visita al dietologo, ovvero dove devi stare sotto le calorie. Io tendenzialmente da quando ho iniziato questo percorso, che è passato un anno, ho sempre seguito una dieta dove if fits your macros, dove semplicemente sto a seguire quelli che sono i miei macronutrienti giorno per giorno. E sono passato in questo periodo dall'essere in ipocalorica veramente ristretta, che ho seguito per veramente brevissimo tempo, in cui avevo massimo 100 grammi di carboidrati al giorno, quella è stata per sgrassare in modo più netto, fino ad arrivare anche in ipercalorica che ho finito da circa 2 settimane, 3 settimane, adesso non ricordo esattamente, e sono tornato in ipocalorica, ora sono a 1800 calorie circa, per sgrassare ancora un po'. Però diciamo che ho sempre, se questa possiamo definire dieta particolare, if it's your macros, è un'ottima dieta. In realtà non è neanche una dieta, è uno stile di vita. Ci sono le diete chetogeniche che non mi ispirano, perché devi proprio stare a zero carboidrati e sostituire quelli che sono i carboidrati con i grassi. Diciamo che secondo me è un regime che puoi tenere veramente in brevissimo tempo, non penso che sia un stile che puoi protrarre per lungo periodo.
La seconda domanda che mi ha fatto Matteo è: ti piace viaggiare? Sì, tantissimo, sia a me che a Laura piace viaggiare. Infatti non vediamo l'ora di fare il prossimo viaggio, se tutto va bene, a febbraio faremo qualche viaggiato, gireremo forse un po' in Italia, anche perché mi piacerebbe fare una specie di video dove assaggio un po' il food porn di alcune città, un po' come hanno fatto Giovanni Fois o come fa anche Thomas Hungry nel suo Hungrivisor, adesso non ricordo la sua rubrica, ma cosa che sta facendo anche Giovanni Fois. Diciamo che mi piace portare video anche dove mangio, perché comunque mangiare è una delle mie passioni. E vabbè, per cui sì, mi piace viaggiare. L'anno prossimo faremo un viaggio bellissimo, io e la Vero, perché faremo il nostro viaggio di nozze. Infatti, come viaggio di nozze pensavamo di andare in Giappone. Poi, altra domanda che mi fa Luca: come stai? Io sto veramente bene in sto periodo, sono stanco, però sto bene. Sono stanco perché giustamente non mi fermo mai. Oggi, ieri ad esempio, ero stanchissimo, ho fatto fatica ad allenarmi, infatti ho fatto semplicemente un po' di cardio perché non riuscivo veramente ad allenarmi. E diciamo che questo periodo, questo stile in quest'anno ho imparato a conoscermi. Sa quando è meglio magari fermarsi, rallentare e quando dare il massimo. Diciamo che queste 2 settimane sono state veramente stancanti e proprio per questo motivo oggi non mi sono allenato, mi sto riposando dopo aver lavorato. Per cui sto bene, ma diciamo che c'è sempre qualcosa che può andare meglio. Altra domanda che mi è stata fatta da Matteo: gym o CrossFit? Allora, CrossFit, non avendolo mai fatto, non posso dirti cosa ne penso, per quello che ho potuto vedere altri youtuber o altri video, lo trovo carino, ma non mi fa impazzire. Non penso che potrei fare CrossFit, preferisco fare palestra, pesi, cardio. Magari provandolo potrei ricredermi. Se c'è qualcuno che fa CrossFit e vorrebbe fare un allenamento assieme per farmi vedere un po' le basi del CrossFit, sono disponibile. Comunque, diciamo che preferisco la palestra. Queste sono state le domande che mi sono state fatte. Mi piace rispondere alle domande. Volevo anche informarvi, in questo periodo sto leggendo, ho quasi finito The Walking Dead, raccolta numero 1. Allora, The Walking Dead l'ho già letto, ero arrivato ad un buon punto, non vi dico dove perché non voglio fare gli spoiler. Ed ero curioso di testare questa nuova edizione perché comunque è bella l'idea che ci sono tanti, che racchiuda tanti numeri. L'idea è bellissima. Diciamo che questa, secondo me, è un'edizione non per chi ama collezionare fumetti. Io, infatti, non penso che prenderò il secondo numero perché ho visto che è uscito proprio perché, essendo che è un periodo in cui mi piace portarmi i fumetti in giro per leggere, questo ho notato che è veramente scomodo da portare in giro. Infatti, sì, quando lo apri, comunque lo apri, e la parte qua, essendo che è un cartoncino abbastanza leggero, tende a rovinarsi. Diciamo che è un'ottima edizione dal punto di vista di contenuti perché è veramente pieno per un buonissimo prezzo di 19,90 euro, è veramente ricco di pagine. Cioè, arriviamo già ad un punto della prigione, vi dico solo questo. Per cui è un'ottima edizione per chi secondo me non colleziona. Io infatti pensavo che prima o poi mi recupererò l'edizione di The Walking Dead, ma pensavo di recuperarmi i cartonati, perché mi piace più l'idea di avere i cartonati in The Walking Dead. Questo è lo stesso problema, questa edizione è lo stesso problema che avevo notato con il compendium. Chi mi conosce, Dani, sa che avevo preso anche il primo numero del compendium, che non ho mai portato avanti per il semplice fatto che avevo lo stesso problema. Il compendium era veramente scomodo da poter magari portarsi in giro da leggere. Diciamo che dal punto di vista pratico l'edizione migliore secondo me rimane la Ponellide, però non lo so. Io penso che se mi recupererò The Walking Dead, principalmente quando me la recupererò nel formato cartonato, magari chi la sta seguendo mi dica un po' cosa ne pensa di quella edizione. Però comunque, come vedete, l'ho quasi finito. Fatemi sapere se vorreste un video recensione su The Walking Dead, anche se in realtà non penso serva. Tutti lo conoscono, anche grazie alla serie TV, che secondo me è veramente inferiore sotto tante, ma tante spanne rispetto al fumetto. So che il fumetto è finito anche in Italia perché è uscito l'ultimo numero e nulla, non so come finisca. Poi recupererò per leggere la fine perché in realtà non mi mancava tanto. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso aspetto Lavero, ceno e editerò il video. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto.
fatemi sapere con un bel mi piace, commentate dandomi anche parere se l'avete letto su The Walking Dead. Se non lo siete, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così sarete sempre aggiornati sui futuri caricamenti e seguitemi anche su Instagram. Ciao!